Un altro tempio della finta bionda è il salone d'automobili. Là dove i suoi sogni di arrampicata sociale sono esposti in bella mostra. Egidio, ti presento la macchina di tua moglie. La macchina di tua moglie, Egidio. Piacere, piacere, precisa come un cronometro svizzero. Che te pare? Ma non sarà troppa, io la vedo così tanta. In fondo a me serviva un'utilitaria. Più utilitaria di questa? Perdonami, più utile di questa. 5 porte. Sedile posteriore ribaltabile che fa diventare il vano bagagli praticamente come la stiva del traghetto per Olbia. Finiture marca Favola, chi se ne intende lo sa. Beh, vabbè, strumentazione elettronica a livello di aeroplano. Motore diesel con consumi da barzelletta. Quindi utile in città, quei ragazzini, quei cani, seconda casa, traslochi, nonni a carico, spese all'ingrosso e in emergenza diventa pure un mini camper, apoteoica. Che te pare? Ma ci si può mettere il telefono? Che telefono? Ma il frigo bar, la televisione, volendo pure il satellite, giuro su Dio me l'hanno opzionato. Tu oggi dentro la macchina tua offri un whisky, stando al telefono a guardare lo schermo. L'importante è non incrociare. Hai detto gotica? No, hai detto Alfa Romeo, scusa se è poco. Vabbè, arriviamo, eh? Mm? Senti un po', la gamma, quanto costa? Dai, il prezzo è una formalità. Dimmi quanto costa. Scusa, ma quando io vengo al ristorante da te e prendo gli involtini, mica chiedo quanto. È una formalità. La gamma, che è una stascionda che è l'involtino? È la spigola. Oh, l'altra settimana una porzione di spigola m'hai messa 30.000. Che mi hai visto alterato? Ho fatto fronte con signorilità. Senti un po', ragazzi, se facessimo il leasing... Me fai felice, eh? Se non lo fai, mi rifai felice. Cambiali meravigliose, ti tratto come un fratello. Senti un po', ragazzi, te la prenderesti indietro la corfusata? Ma io l'ho usato. Vabbè, facciamo un sopralluogo. In fondo che ci costa? Famolo. Eci. Certo non è di primo pelo. È roba che ha fatto le guerre puniche. Raga, è dell'82, ma che stai a scherzare? Si porta male. Però ha fatto solo 20.000 chilometri. E te credo, qua non avviate. State sempre al ristorante a conti sordi. Ma... Scherzo, dai, scherzo. T'ho detto, non ti preoccupa. So tu, fratello. Aga, allora che ce devo scrivere? Perdonami. Pippi. Ma come no, la costa 13? Ti sei preso pure la corfa indietro, ma sta a scherzare? Ma gli option hanno i conti. Guarda che c'ho una lista qua, che non mi è bastata la memoria del computer. Scusa, ma la corfa quanto me la valutate? Ho consultato il Vangelo 4 ruote e te l'ho aumentata del 10%. Poco? E lo sconto? No, perdonami, tu mi rifili quel ferro da stiro e fai pure lo sconto. Qua è roba che se non trovo rapidamente un uomo con le penne e un pollo che se la via, mi rimane tutta sul groppone, è facile pure che mi finisce con sfascia carrozze. E G, non lo dia a nessuno, ma ci rimetto di tasca mia pure qualche spicciolo. Ma poi ti pare che te vengo a solà proprio a te che sei mio fratello? Dica, che tocca con quelle mani? Me lascia le impronte sulla cromatura. Che famo? Ingoia, tocca su B. Ma la prossima spigola, o famo nero? No. Sì?